Salve gente, sono Larus ed eccomi qua su Mountain Blade 1257 anno domini. Ok, nell'ultima puntata sto facendo il viaggio per andare in Scozia, tornare nella mia madre patria. E sto passando per vari imperi, tipo adesso sto passando per il Sacro Romano Impero. E sembra essere sotto assedio da parte di chi? No, non si vuole capire. No, non lo capirò mai. Mille persone però, inquietante. Comunque, non lo so. Molto probabilmente da... Forse Genova, anche credo che sia improbabile. Comunque, voglio andare su, in Scozia, così trovo il mio signore e chiedere i miei reclami. Oltretutto ho scoperto, guardando le ultime puntate, cioè vecchie puntate, che non mi ero accorto che mi hanno dato da governare il feudo di Iverness, che a quanto pare è un mio feudo, perché... Io mi chiedo sempre perché guadagno tutti i soldi da Iverness. A quanto pare io guadagno soldi da Iverness perché io ho quel feudo. Ok, passiamo in mezzo alla Francia. La Francia sembra abbastanza potente, almeno, non so. Nel 1257 era già finita la guerra dei 100 anni, non era nemmeno iniziata, che cazzo ne so, non mi ricordo. Comunque. Qua c'è Parigi, dovrei anche fare un salto ogni tanto. Ah, i comuni ghibellini hanno dichiarato guerra alla Repubblica Ceca, o Regno Ceco, che questo staterello qui è proprio inutile. Tutti dichiarano guerra. Comunque tra poco dovremo prendere la barca. Dove siamo? Eccoci qui. Caravagna e il Regno di Aragona. Questo qua... Ah, caravana norvegese. Fermiamola. La Norvegia è nostra nemica. Chiedo qualcosa da te. Cosa vuoi? C'è una tassa per passare qui. Ok, ti posso dare 310 denari. Lascia ci andare, basta, solo questo. Ok, va bene. Ok. No, giusto che non... Attaccare le carovane non fa tanto bene al morale, però visto che sono... dei norvegesi o posso comunque picchiargli un po', dai. Intanto là c'è tutta la Norvegia. Invece qui l'Inghilterra. Non so se è alleata o nemica con la Scozia. Non lo so assolutamente questo, però dovremmo andare su a saccheggiare un po' di isole norvegesi. Magari possiamo conquistare l'isola di Man, che sembra un buon spuntino, posso essere molto sincero. Aberfraff anche? No, questo qua è del regno del Galles. Non è grandissimo il regno del Galles, posso conquistarlo anche. Ah, sono a Londra. Volevo solo dare un'occhiata, poi andarmene subito. Non voglio starci tanto. Ecco, me ne sono già andato. Ok, abbiamo il nostro esercito di mucche ormai che ci sta seguendo. Sono ormai, credo, 18 mucche. Le nostre stupide mucche che ci seguono. Chissà se tornerò poi dopo, interessante, per fare ste crociate. Io non c'ho tanta voglia, sinceramente. Voglio tornare su in Scozia. Magari conquistarmi un feudo. Qualcosa di... molto bellico, cavalleresco e figo. Tanto. L'Inghilterra ha un esercito... che non è male. Assolutamente non è male. Qua Edimburgo e dovremmo andare alla capitale che Glasgow o Stirling. Credo che sia... Credo che sia Glasgow. Però... forse Stirling, che cazzo ne so. Tanto. Continuiamo a muoverci. Oh banditi. Oh pirati. Oh, li faremo il culo. Qua in Scozia ci sono solo pirati alla fine. Non c'è nient'altro. Oltre a pirati. Quindi. Li ammazzeremo. Sempre se riusciamo a raggiungerli. Anzi, vediamo di fare bloccarli qui. E poi dopo noi le spalle di
Ammazzeremo. Pirati. Oh oh. Si tiene la merda, pirati. Li sto bloccando qui all'angolino. Bellissimi, ora morirete. Ah, sì. Dice, beverò del tuo cranio. Sì, certo. Non riuscirete mai a vincere. Ok, sono tornato in Scozia, uomini. Prima cosa che dobbiamo combattere sono questi banditi stupidi che hanno voglia di morire. E noi li accontenteremo. Uomini, seguitemi. Dovrebbero sbucare da qui, da qualche lato. Guarda che quanti cazzo di arcieri c'ho. Sono tantissimi. Forse il nemico è fermo. Vado a dare un'occhiata. No, si sta muovendo verso di me. Non è un problema assolutamente. Io li ammazzerò in nulla. La cavalleria farà una carica alle spalle quando vorranno venire verso di me. E io starò qui. Fermo un attimo ad aspettarli. Guardate. Che. Oddio. No, mi stanno sparando un po' di cose. Non voglio che voi moriate subito. Sì. Ok, direi che posso partire con la carica anche della fanteria. Morite! Sì! Cioè, è un massacro! È qualcosa di massacrante per loro. Li sto massacrando uno a uno. Sì. Assolutamente facile come battaglia. Sì. Pochi morti. Credo che ce ne fosse stato solo uno dalla mia parte. Cioè, dalla loro parte stanno morendo tutti. Non credo che ci saranno nemmeno prigionieri. Tutti morti. Ok, cavalleria. Inseguite il nemico. Ah. Bene, bene, bene. Ammazzato l'ultimo, dov'è? Dovrebbe essere qui. Eccoli, dove stanno inseguendo tutti. Molto probabilmente ammazzeranno prima che io arrivi. Eccolo! Dovrebbe essere là. Uomini! Seguiamo il fuggitivo. Dov'è? Eccolo lì. Lo ammazzerò io. Per ultimo. Dritto. Dritto. Minchia. Oh. Ecco, l'ho ammazzato. Sì. Uomini. Abbiamo vinto. Minchia, ecco. Sì. Come si faceva già il taunt? Così. Yeah. Uomini. Fanculo, abbiamo battuti. Ah, oh, no, è morto uno spearman. Vediamo un po' il pull. Oddio. Ah, questa cosa qua è una buona armatura. La prendo, la prendo. Resto più o meno cose che ho già. Sì, sono tutte cose che ho già. Questo qua me lo tengo perché è un'accetta molto buona, però non la so ancora utilizzare. Quindi. Ok. Ho Velgritas, tu non c'entra un cazzo. Bene. Oltretutto devo anche vendere i prigionieri, mi ero dimenticato. Varranno un casino perché c'è un. Sono veramente tanti, sono anche da parti oscure del mondo. Scozia Maior. Ah, è questa la Scozia Maior. Qua è il Regnum Scozia. Sarebbe il. L'Irlanda, credo, la Scozia Maior. Non ne sono sicuro. Andiamo al mio signore. Ok. Sono tornato, signore. Dopo tutti questi anni di crociate. Dov'è il signore? Ah. Dice che non sono familiare. Io sono Sir Larus.
Come non mi hai mai sentito? Guarda, sono andato a fare le crociate, questi qua non mi conoscono nemmeno. Guarda la mia faccia incazzata. Devo anche visitare lì la ragazza che ho trovato qui. Dove è già? Forse a Stirling. Non mi ricordo. Oddio, quanti eserciti giganteschi però. Ah, questo qua però è il regno di Scozia. Cioè, questo qua è il re di Scozia, devo andarci a parlare subito. Dove stanno andando? Re di Scozia? Oh, qua ci sono i norvegesi, dopo li faccio il culo. Ok, sono tornato alla Terra Santa. Ok, bentornato, abbiamo sentito delle tue cose lì. Ci hai fatto orgoglioso. Grazie. Grazie. Ora però che cambia a me? Assolutamente un cazzo. La status de plebis. Sì, questi qua li devo tutti potenziare. E quindi? Mi hai dato dei soldi? No, mi hai dato qualcosa? No, sono fatto il culo e tu non mi hai dato un cazzo. Oh, questi qua li devo battere, aspetta. Questi qua li devo battere, sti norvegesi. Tornato in Scozia e devo battere la Norvegia. Merda, dove scappi? Dove scappi, norvegese? Kledberg, norvegese. Sei più veloce di me? Sì. Sì che è più veloce. Però noi lo batteremo senza battere ciglio. Oddio, ci metterò una vita a inseguirlo. Lo bloccherò al lato. Ecco. No, mucche! Stupide mucche! Vi siete messi in mezzo al cazzo. Ok, lì. Lo bloccherò a uno dei corni di Scozia. Poi dopo lo ammazzerò. Sì, scappate da Larus, scappate. Ma non per molto. Ragazzini. Morirete tutti. Ah. Morirete tutti. Ah, vi ho bloccati. Ora dove scappate, ragazzini? Non scappate da nessuna parte. Dimmi il tuo nome. È sempre bene ricordare il tuo nemico. Mi conoscono come Sorellarus. Ricordatelo. Lo sentirai dire da me da tanto. Per tanto lì. Ok, lo dico solo una volta. Arrenditi o muori. Ok, non ho scelta. Inizieremo la battaglia subito. Sì. Ok, ragazzi. Guardate lì. Truppe norvegesi. Non sanno chi hanno davanti. Hanno un garzone che li ammazzerà uno a uno. Non conoscono ancora il dolore, ma presto conosceranno l'ira di Larus. E sti qua stanno fermi a camperare? Vado a dare un'occhiata. A quanto pare non vogliono muoversi, quindi arcieri, io mi metterò sopra questa collina. Dai, uomini! Seguitemi! E anche i cavalieri, ovviamente. Guardate il mio esercito, che impeto! Guardate. Questa è quella furia di Ser Larus. Il magnifico. E guarda lì dei norvegesi. Che dovranno solo pregare. Per loro. Oppure per i loro dei nordici. Per Odin. Oppure per Thor. Oppure per la Marvel, che non faccia più film di merda, però. Ok, qua possono sparare gli arcieri. Uomini, iniziate a caricare. Riuscite a sparare da qui? Anzi, uomini, non caricate ancora. Anzi, state qui. E anche arcieri, state un po' qui. Fate, avanzate e fate un po' fuoco. L'idea è che gli arcieri prima li ammazzassero un bel po'. Da distante, ovviamente.
Dopo vado dritto per dritto e il corpo a corpo. Anche la cavalleria, seguimi. Seguite a me. Ok. Bene. Vado solo a dargli un po' di fastidio io, personalmente. Fermi così. Oh, caricate, caricate, caricate. Sì. Merda, merda, merda. Questa carica qua però è stata devastante. Ok, però non tanto devastante quanto la mia. Muori! Dante all'impeto! L'impeto? L'impeto di Sir Larus. Oddio, oh, mi sono fatto malissimo! Oh, aia! Sto qua da solo, che cazzo vuoi fare? Sì! Uscarlo! Muori! Tanti lì all'impeto di Sir Larus e dei suoi uomini e della sua armata brancazzo. Addio. Crepate. Oh, merda. Muori. 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 Oh, Dio, 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 Dio. Questa qua è una carneficina bella e buona. Sì! Sì! Abbiamo vinto! Sì! Ok, ho avuto 6 morti e 8 feriti. Loro hanno avuto 44 morti. No, loro sono scappati, tristes. C'è il re scozzese, cioè il norvegese scappato dalla battaglia. Vile! Uomo, molto codardo. Senti, questi qua sono... sì, sono buoni. Questo qua... mo sì, dai. No, non c'è nulla che possa prendere alla fine. Lascio agli eroi. E ok. Bene, io adesso vado a Stirling, che devo parlare con una mia matta. Così gli recitrò la poesia lì che mi ha insegnato il mio grande maestro. A proposito, devo aumentare il carisma, un attimo. E leadership. Il resto aumento qui. E un po' qua nel lancio. Ora dovrei essere capace di portare più uomini appresso. Cioè, più hai carisma e leadership alta, più uomini puoi portare con te. O poi ovviamente se hai in squadra degli eroi che ti aumentano o dei generali, ovviamente è un bene. Però io ho visto che sono ancora abbastanza stupidello e non ho tanti generali. Tante robe assieme a me. Non è tanto così che va. Comunque, andiamo a Stirling. Stirling, sì. Scozia, mai sentito il nome della città di Stirling? Nella realtà. Oh, andiamo a visitare la Via dei Marine. Oh, sì. Ok. Ok, comunque dice. Io mi avvicino alle guardie. E gli stai per chiedere di entrare, il permesso di entrare. Comunque, quando stai per entrare, una signora anziana vestita in nero si avvicina a te e dice: sono la badante di Elizabeth Cumming. Bisbiglia velocemente. Beh, non c'ho voglia, va. Ok, buono, non importa. Diciamo come un appuntamento al buio perché in teoria non dovrei incontrarla, so capito. Ah, tu sei la nurse? Bene. Ciao. Ah, Sir Larus, hai ricevuto il mio messaggio. Sono felice che tu sia arrivato. Ah, è così bello spendere un po' di tempo assieme. Fa tutte queste cose qui. Gli chiedo, ti piace la poesia? Sì, dipende che poema. Tu intendi recitarlo a versi? Sì, inizio a recitarlo. Calisa lì, non so se potenza. Comunque li sto parlando lì.
Boh, comunque le ho parlate, adesso me ne devo andare comunque. Addio. Almeno ho parlato con la signora. Chissà, magari potrò sposarmi con lei. Chi lo sa, chi lo fa, chi lo sa. Io non lo so. Ah, boh, non so dove sono sbucato. Andiamo a vedere se ci sono un po' di volontari. Ok, c'è una compagnia mercenaria locale che può essere presa. Lo faccio, sì, dai, aumentiamo il nostro esercito. Ok, ora andiamo un po' alla taverna. Vediamo se c'è un Ravensbrugger. Arlott c'è sempre, però. Dovrei vendere tutti questi tizi. Ora siamo in 98. Yeah. E vediamo se c'è qualche quest che mi possono dare gli scozzesi. Andiamo a parlare con lui. Oh, Sir Lars, ci incontriamo. Ha detto, ho sentito che hai battuto in battaglia Guatmad e sei uscito vittorioso. Sono molto felice di sentire questo. Sembri Tywin Lannister, mi fai un po'. Ok, cosa posso dire? Hai qualche cosa che... Ah no, niente. Sto chiedendo qualcosa. Andiamo intanto a Ivernest, che dovrebbe essere il mio feudo. Andiamo a vedere se c'è qualcosa, qualcuno che possa servire, perché io non ho mai visitato il mio feudo. Quindi andiamo lì a dare un'occhiata. Ovviamente devo proteggere il mio feudo. Credo che questo sia ovvio. Ok, vediamo un po'. Questo villaggio non ha miglioramenti. Ah, posso costruire un mulino. Quanto costa? Aumenterà la prosperità del villaggio del 5%. Ci metterà... Costerà 5.700 denari e ci metterà 15 giorni. Dimenticatelo. Vediamo un po' il manor, cosa serve. Il manor ti può lasciare riposare al villaggio. E pagare le tue truppe metà. A metà, quando rimani lì. Ci metterà 19 giorni, costerà 7.600. Non mi va. Una watchtower. Aumenta il tempo per razziare questo villaggio, la scuola. Aumenterà la lealtà dei cittadini una in più per ogni mese. E invece, cosa per i messaggeri? Ah, manda un messaggio a me per ogni nemico che passa vicino alla in zona. Quindi, non so che cosa fare. Direi di partire con il mulino. Magari. Che così posso fare tutto tranquillo. Ah, posso invitare i nobili locali a una caccia. Oh. Chi c'è come nobile locale? Posso andare a cavallo? Cosa posso fare? Vediamo un po'. Chiarza! Ah. Ah no, no, questi qua sono delle compagnie così. Niente, lasciamo stare. Ok, quindi... Bene, ho tutto a posto. Controllaci con l'anziano del villaggio. Sì, bentornato, sono tornato qui, bla bla bla. Hai visto qualche nemico? Ah, passano spesso dei norvegesi qui. Molto spesso. Non siamo tanto al sicuro qui. Andiamo a controllare in zona se c'è qualche Norge. Oh, e qua ci sono dei pirati. Oddio. Pirati, pirati, pirati. E per questo. Adesso vi faccio il culo, visto che siete vicino al mio paesino. Ah, ah, pirati, non avete luogo in cui scappare. Ah, sì. Senza dubbio, la c'è Norvegia, chissà se un giorno ci andrò. Ok, verrò dal tuo...
muscoli come cranio. Ok, li ammazzeremo in nulla, ovviamente, questi uomini stupidi. L'amico se ci carica, penso di no. Dov'è il nemico? Dovrebbe essere di là. Mettiamoci qui. Ok, tenete questa posizione. Tanto sempre l'esercito più grande. Vado un po' a fargli un po' il culo da solo, intanto che ci sono. Però dopo chiederò anche l'aiuto dei miei uomini. Giusto così per divertirmi un po', per aumentare le skill. Oddio, però che... già, questi qua comunque sono cazzuti come pirati. Dio. Oh, ecco, così mi piace. Ok, dai, va bene così, dai. Li faccio avvicinare ancora un po'. Ne ho ammazzato uno. Intanto li investo un po', così do un po'. Ah! Che spavento. Uomini, dai, caricate. Yeah! Guardate che epico! Guardate che impeto! Guardate i miei uomini come combattono! Sono dei fottuti epici! Oh, qua ce n'è uno che non vuole morire. Ora è morto. Oh, questo qua mi voleva assassinare le spalle, maledetto! Oh, tu vuoi scappare? Non così in fretta. Sì! Abbiamo vinto. Ancora una volta, gente. Sempre. Ok, vediamo un po' che cosa ci hanno lasciato sti qui. Assolutamente nulla. Lasciamo tutto quanto. Giusto per ricordargli che io qui sono il capitano. Innanzitutto, qua ci sono alcuni miei soldati che devono essere potenziati. Facciamo Pedes de Plebis. Vicarnus aumentiamo qui. Va bene. Ok, il morale dei miei uomini è molto alto. Io ho 23.000 di denari. E devo guadagnare molto, molto di più, ovviamente, per tenere le mie truppe pagate, perché sennò è un gran casino. Dovrei conquistare magari l'isola di Man. Per tenere molte più delle mie truppe a posto. Ovviamente. Magari sì, dovrei conquistare l'isola di Man. Non lo so. Non lo so, non lo so. E se mi converrebbe o meno? Chissà. Ah, i Guelfi e i Ghibellini hanno fatto pace. Ah, questo... No, questo qua è mio alleato. Sì, Norge. Sì, è mio alleato. Quindi, bene. Andiamo un attimo alle isole Man. Dare un'occhiata solo, veloce, veloce. Intanto, quanti uomini c'ho? 97. Dovrei anche fare un salto qui a chiedere se c'è un Grand Stormbreaker. Perché dovrei vendere un bel po' di prigionieri. No, non c'è nessuno. È impossibile, dai. Ok, quindi andiamo con le nostre mucche in barca. Yeah. Le nostre mucche che ci seguono sempre. Le nostre fidate mucche. A proposito, nel nostro inventario c'è ancora da mangiare? Sì. Sì, ce n'è di cibo. Sì. Ok. Ci sono anche le battaglie navali. Non so se ve le fate mai vedere. Ah, sì, ve l'ho fatto vedere nell'ultima puntata, sì. Che ho fatto l'arremmaggio a alcuni, non mi ricordo chi. Norvegesi forse. O gli arabi, non mi ricordo. No, non mi ricordo. Oh, pirati. Pirati. Ah, adesso li faccio il culo. Io ormai sono l'ammazza pirati. Ok, caricate. Da due barche pure. Che figo.
Andate, andate, ammazzateli tutti. Sì, non dovrebbe essere molto difficile ammazzarli. Se non ci fosse tutto questo ingorgo. Dai, muovetevi. Molto gentili. Dai. Continuiamo. Ok. Eccoci qui. Dai, muoviamoci. All'erbaggio, uomini! Oddio, oh! Oh! Fanno un muro di scudi. Ok, adesso provo a fare la tattica. Oh, eccolo qui, uno. Questo qua non farà una bella fine. Dai, muori, 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 muori. Bravo. Sì! Sì! Uomini, ce l'abbiamo fatta. Ancora una volta. Sotto il mio comando. Yeah. Ok. Vediamo un po' che cosa c'è di bello qui. Un cazzo. Bellissimo, andiamo all'isola di Man adesso. Ah, alcuni soldati sono pronti per essere upgradati. C'è l'upgrade allora. Bene. Ah. Nell'isola. Ah no, nell'isola di Man penso che ci fossero solo pochi uomini. Vediamo di parlare con qualcuno. Ok. Vediamo un po'. Oh no, volevo giusto un po' parlargli. Quindi. Ci sono 265 uomini, io ne ho solo 90. Non è che ho la possibilità di batterli, eh. Detto molto francamente, i miei uomini saranno valorosi, coraggiosi, quello che volete, però non ce la possono fare perché loro sono dentro un castello. Quindi, molto dura. Magari se facciamo una spedizione punitiva, magari con tutti gli scozzesi gli chiedo, magari al re, di attaccare l'isola di Man, facciamo una spedizione. E poi dopo conquistare tutte queste isole qui, magari. Che secondo me è una buona cosa conquistare tutte queste isole qui, perché ormai ci stanno sull'anima gli norvegesi. Quindi, non so, vedo un po' se riuscirò a parlarci. Magari se riesco anche a convincerlo. Può darsi, può darsi, non lo so. Andiamo di attaccarlo con il nostro esercito anche di mucche. L'isola di Man sarà mia, io me lo ricorderò. Quindi, boh, il nostro impero inizia da Inverness. Poi dopo conquisterà tutto il mondo. Ma cosa? Hanno fatto pace al Norvegia e alla Scozia. Adesso che hanno fatto pace, io con chi vado contro? Tristes. Boh. Dio. Parliamo con qualcuno, vediamo qua. Mi stavo facendo tutti i piani d'attacco. Oh, dimmi. Ma. Ora voglio parlarti. Siamo in guerra con qualcuno? Io gli dico. Ok, io dico, dobbiamo batterli. Perché?
No, non attaccheranno il regno di Norvegia. Ma dai, mi devi ascoltare. Dovete attaccarlo. Io. Allora, contro chi andiamo in guerra? Siamo in guerra con qualcuno? No, non siamo in guerra. Tristes. Pazienza, boh. Allora parlerò con qualcun altro. Comunque, gente, credo che per questa puntata sia tutto. Sono senza gambe. Bello. Sono Rayman. Comunque, da questa puntata è tutto. Sono tornato finalmente in Scozia, però non posso battere i norvegesi, quindi sa che andrò io personalmente a batterli uno a uno i norvegesi. Quindi ci sentiamo alla prossima, gente. Da Lara è tutto. Ciao!